Ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti al video di Blackfort per quanto riguarda la panoramica della DAP, del sito, chiamiamolo un pochino come vogliamo, in base a dove sicuramente siamo. Lo faccio dal telefono. Perché lo faccio dal telefono? Perché tantissimi di noi, ormai più dell'80%, utilizzano il telefono per quanto riguarda questo tipo di applicazioni. Ho provato a chiedere un pochino in giro e tutti mi avete risposto che utilizzate il telefono. Giusto alcuni di voi hanno il doppio accesso, quindi ho preferito farlo tramite screen recording piuttosto che andare e registrarlo dal computer, perché ovviamente ci sono delle piccole differenze. Allora, abbiamo come prima pagina, dopo l'accesso, abbiamo la nostra dashboard con i nostri progressi. La registrazione, il 2FA, ovvero il 2FA, ovvero la doppia verifica di autenticazione, che io qua non ho ancora fatto perché questo è un account nuovo per fare proprio la dashboard, l'acquisto di un nodo, l'attivazione delle commissioni, dei guadagni delle commissioni e l'invito ai webinar. Ovviamente c'è la Genesis NFT, che per chi non lo sapesse, ha la prima tranche è andata sold out. Ovviamente qua per chi acquista dei nodi c'è il count, il totale di quanti nodi acquistati, quanti block reward ci sono stati in BXN e il controvalore in euro e così via per tutto il resto. Le ultime registrazioni che sono effettuate oggi, a oggi 19 dicembre, gli ultimi due sono proprio italiani, ma veramente per se entrate più volte al giorno, come capita a me, vedrete veramente registrazioni da tutte le parti del mondo. La roadmap, cosa già è stato fatto, cosa è in programma. Non sto qua ad elencarvi tutto perché delle cose sono abbastanza semplici, ovvero il white paper ovviamente è stato lanciato, il test dello smart contract e così via, però guardate qua praticamente in standby, attualmente c'è il Blackfort Wallet 2.0 e il mainnet launch, praticamente la blockchain è a un passo, stiamo veramente arrivando. Gli on-chain target, ovviamente abbiamo i DEX e i CHECKS, i bridge che ci saranno con le altre varie blockchain e la tokenizzazione. Insomma, stiamo veramente arrivando. Qui abbiamo il challenge, il Winter Challenge, che ho spiegato anche nel video per quanto riguarda la rete, ma ovviamente terminerà il 24, quindi mancano ormai 5 giorni. Per chi volesse saperne di più, andate a vedere qui in alto il piccolo video che apparirà per quanto riguarda la spiegazione della rete, dove spiego anche il challenge invernale. Qui ovviamente c'è tutto il turnover che andremo a fare da cliente. Piccola spiegazione della community, ovviamente YouTube, Twitter, Telegram, un tasto semplicissimo per quanto riguarda il white paper. E tutte le informazioni per quanto riguarda la nostra affiliazione, quanti diretti abbiamo, quanto abbiamo sviluppato a livello di diretti, quanti indiretti abbiamo e quanti abbiamo sviluppato a livello di indiretti e così via. In basso abbiamo la possibilità di comprare le cripto tramite direttamente Blackfort, lo vedremo anche più avanti, la possibilità di scaricare l'app sia da App Store che da Google Play, non male, il valore attuale di un BXN che è ancora bloccato 2 centesimi. L'ultimo update infatti risulta essere quello del 10 di novembre, quando c'era stata l'ultima piccolo scaglione da 0.019 a 0.02. Le ultime news qua ne troverete veramente in continuazione, la maggior parte delle volte purtroppo per me sono in tedesco, ma diciamo che ormai al giorno d'oggi la traduzione è abbastanza semplice. Non scorro veramente troppo perché ce ne sono veramente veramente tantissime. Andiamo più che altro in alto a vedere il menu. Nel menu, come prima opzione, abbiamo la dashboard che è la home. Negli asset abbiamo quanto abbiamo prodotto a livello di nodo nella sezione qui di BXN e nelle tutte le altre monete invece quanto avremo prodotto a livello di rete. E in basso i nostri eventuali prelievi che abbiamo fatto. Molto semplice. Il buy and sell invece è quello di cui si parlava prima, ovvero la possibilità di acquistare delle criptovalute tramite Transact, ovvero un partner che si è collegato a Blackfort per questa operazione.
non possiamo ancora vendere le cripto nello stesso momento, ma come vedete c'è la postilla soon, che si intende che a breve potremo addirittura anche venderle direttamente da qui. Questo è molto importante per chi magari vogliamo far entrare o vorrebbe entrare nel progetto e non ha un exchange, non vuole un exchange, non riesce a registrarsi in un exchange, può farlo direttamente tramite bonifico, tramite carta, e ovviamente riuscirebbe ad entrare in Blackford. Abbiamo in questa pagina la verifica del KYC, che ovviamente ormai conosciamo tutti, è la verifica dei documenti, che in questo momento è chiusa perché stanno implementando il KYC automatico. Perché? Il KYC, per chi lo ha fatto o per chi ha provato a farlo, ha visto che non è un KYC come tutti gli altri. Per fortuna, perché abbiamo visto che in precedenza alcune piattaforme accettavano il KYC di Topolino, cosa che ovviamente significa che non viene controllato da nessuno. Qua invece, persona per persona, tutti i KYC venivano controllati e non approvati se non erano perfetti. È un KYC un pochino più pesante del solito, ma ricordiamoci che stiamo andando ad acquistare un nodo di una blockchain. Saremmo grati a questo KYC un pochino più pesante nel momento in cui, quando andremo a guadagnare determinate cifre, sappiamo che il nostro nodo è al sicuro ed è nostro per davvero, perché abbiamo fatto un KYC con i contro BIP. In questo momento, nel momento della registrazione del video, è chiuso da circa 2 giorni, se non sbaglio, perché purtroppo alcune persone non l'hanno preso molto seriamente e quindi non mandavano i documenti che venivano richiesti, e quindi piuttosto che stare lì a seguire centinaia di persone che mandavano per 10 volte consecutive il documento sbagliato, hanno deciso di chiuderlo e cercare di trovare una possibilità di automatizzazione che verrà sviluppata, insomma. Quindi attendiamo, non c'è nessuna fretta, ovviamente prima lo si fa meglio è. Chi lo ha fatto, complimenti; chi non l'ha ancora fatto, nessun panico, perché non è una priorità assoluta in questo momento. Andiamo avanti con la dashboard, la sezione NFT, come vi dicevo 500 pezzi a 1.1 Ethereum sold out, i primi 100, sold out i secondi 100, la sezione 3 sono ancora live. Ok, qua andiamo a vedere che c'è quello che tutti stiamo aspettando, ovvero la possibilità di connettere il nostro wallet e ovviamente di conseguenza anche i nostri nodi al nostro wallet, eventualmente di MetaMask, di Trust Wallet, o anzi ancora meglio, quando verrà lanciato il wallet 2.0 di Blackford. In questo momento, per favore, in questo momento non fate nulla, assolutamente nulla. Attendiamo informazioni ufficiali dall'alto, dai canali ufficiali, e saremo noi primi a comunicarvelo con un video o con una live sul nostro canale, ma al momento non effettuiamo nessuna operazione in questa sezione. Andiamo ancora avanti, sezione degli affiliati, qua abbiamo tutta l'overview di quanti diretti, di quanti livelli bonus, come nella dashboard delle informazioni sui diretti e sugli indiretti. Abbiamo i nostri payouts, ovvero i guadagni effettuati e prelevati dalla nostra piattaforma, tutta la questione dei ref, ovvero come funzionano tutti i ranchi, anche questo tutto spiegato nel video della rete, quindi non mi trattengo e non mi dilungo. La sezione dei voucher, dove possiamo comprare dei voucher e regalarli alla nostra rete o utilizzarli noi stessi per comprare dei nodi. La parte del marketing con tutte le lingue davvero possibili immaginabili. La sezione dei webinar, ce ne sono veramente veramente tanti. Quindi qua abbiamo la sezione dei webinar per chi volesse andare a seguire i webinar. Ovviamente sezione dei nodi, qua miei nodi. Ancora una volta, ragazzi, non fate nessun tipo di connessione. Non andate a connettere nessun tipo di wallet, non andate a cliccare, non andate a fare test, perché poi si rischia di fare qualcosa di irrevocabile. Quindi per favore, per favore. Come vi dicevo, qua ovviamente troverete il conto ancora una volta di quanti nodi avete, il bilancio dei Big Sen prodotti e così via. La sezione per comprare i nodi, spiegato ovviamente nella presentazione, semplicissimo, andiamo a scegliere il nostro nodo, dove vi dice quanti block reward e quanti daily reward, andiamo ad acquistare, andiamo in basso e nella sezione qua andiamo a pagare in, come sempre vi consiglio di utilizzare Boost BEP20
USDT TRC20 o USDC BEP20 per pagare il meno possibile di commissioni. Come vedete, abbastanza, anche in questo caso è abbastanza molto intuitiva. Abbiamo ancora un paio di cose per quanto riguarda la blockchain che partirà a breve. C'è l'audit di Certic che ci porta direttamente al sito per andare a vederlo. Eccolo qua. Ed ecco l'audit. Torniamo indietro nella dashboard. Abbiamo il testnet explorer. Per chi vuole andare a farsi un bel giretto, può andare a vederlo. Tokenizzazione che non è ancora partita, il voting ancora, l'airdrop che non è ancora disponibile, e poi qua abbiamo ovviamente tutte le lingue. Ovviamente tantissimi di voi lo avranno impostato in italiano e ci sono giusto delle piccolissime differenze. Purtroppo la maggior parte delle volte le traduzioni non sono al meglio, quindi io lo tengo in inglese, sia perché mi aiuta a migliorare il mio inglese, sia perché comunque, essendo fatto praticamente in madrelingua, viene tradotto, non ho difficoltà a fare nessun tipo di traduzione, insomma. Però per chi volesse c'è la possibilità ovviamente di cambiare la lingua. C'è il logout e la possibilità di cambiare giusto la modalità da giorno a notte, ma nient'altro di interessante. Nella sezione del setting abbiamo tutti i nostri dati, che ovviamente, scusate, qua sono tutti oscurati, ma mi raccomando, soprattutto, molto importante, andate ad attivare il 2FA. La protezione, la sicurezza, prima di tutto. Niente ragazzi, penso di aver fatto una panoramica abbastanza semplice e accurata della dashboard. Se avete delle domande, non esitate, entrate nel canale, venite pure a chiedere. E nulla, per questo video è tutto. Ciao ragazzi, la blockchain sta arrivando. Ciao! Se hai bisogno di supporto e vuoi entrare a far parte di uno di questi progetti, ti basterà entrare nel nostro canale Telegram, trovi il link nella descrizione del video, e ti ricordo che nel canale YouTube, nella sezione Playlist, troverai la lista dei business che stiamo seguendo. Grazie per aver visualizzato questo video, e se sei iscritto al canale, grazie per far parte di questa community.